Buongiorno amici telespettatori di RTC, dallo stadio Carlei di Lamezia Terme, sopralluogo del presidente della provincia Abramo, del vicepresidente Montuoro e insomma, dei tecnici, consigliere Azzolito, e dei tecnici per insomma, verificare le condizioni, e le immagini parlano chiaro, presidente, di questa struttura abbandonata nel degrado per anni, anzi, chiedo scusa, per decenni, perché questa è una struttura sorta a fine anni 90. Sì, abbiamo deciso di fare questo sopralluogo dopo che qualche associazione calcistica come la Vigor Lamezia ha fatto richiesta di poter utilizzare questo campo da gioco e quindi avere la possibilità noi, se facciamo qualche lavoro, quindi poterlo riaprire al gioco, magari darlo a qualche società per poterlo gestire, ma ci apriremo anche ad altre società, non solo alla Vigor Lamezia. E devo dire, abbiamo avuto anche questa disponibilità di malgrado tutto l'associazione che ce lo ripulirà. Se ne occuperà da domani, se abbiamo capito bene? Sì, assolutamente, hanno detto che vogliono iniziare immediatamente, li ringrazio fortemente perché lo faranno in forma gratuita e poi noi faremo dei lavori all'interno degli spogliatoi, magari ristrutturando un piccolo pezzo per avere due almeno spogliatoi per cominciare a far giocare le squadre di calcio. Poi, spogliatoi completamente sventrati. Sventrati completamente, quindi ce ne sarà bisogno anche di una custodia notturna per gestire questo impianto e poi vedere cosa poter fare. Abbiamo parlato tempo fa anche col commissario, con alcune associazioni, con politici anche della città di Lamezia per cercare di convincerli a modificare l'agenda urbana che permette di utilizzare i fondi sul sociale, ma siccome oggi non ci sono, diciamo, nelle cifre totali che servono per finire il palazzetto, mancano 1.700.000 euro. Io ho cercato di capire se si poteva trasformare l'agenda urbana o comunque modificare per finanziare l'ultimazione dei lavori del palazzetto e eventualmente un paio di milioni da dedicare a questo impianto per riprenderlo tutto quanto. C'è questa possibilità, però dipende anche dal commissario, dalla gestione politica della città di Lamezia, perché si potrebbe utilizzare subito questi fondi, naturalmente destinando questo impianto al mondo anche della disabilità, quindi sport anche per la disabilità. Sì, con la cooperativa Malgrado Tutto, che noi la ringraziamo veramente per la grande sensibilità che hanno dimostrato nei confronti di questa problematica. Oggi siamo qui in questa struttura che era una struttura all'avanguardia quando è stata costruita, ma che poi negli anni era stata lasciata all'abbandono, purtroppo. Devastata completamente da qualche avventore anche notturno, abbiamo visto, a parte le erbacce, ma gli spogliatoi sventrati, le tribune devastate, insomma c'è veramente di tutto all'interno oltre che all'esterno. Sì, sì, esatto, purtroppo abbiamo constatato che è ancora peggio di come pensavamo. Oggi siamo qui perché comunque è uno dei primi obiettivi che ci siamo posti insieme al presidente Abramo, che io ringrazio sempre, perché al di là di qualcuno che vuol far passare che mira di più alle attenzioni verso la città di Catanzaro, devo dire che veramente la sensibilità che ha dimostrato nei confronti di tutto il territorio lo sta premiando, perché c'è veramente grande collaborazione da parte di tutti gli amministratori. Soprattutto sulla Lamezia ci stiamo concentrando per fare delle cose importanti, perché in questo momento la città di Lamezia Terme, per tutto ciò che ha vissuto e che sta continuando a vivere, è un incubo. Esatto, è un incubo, e quindi la politica deve stare vicina alla città, perché i lametini lo meritano, e quindi l'amministrazione provinciale sta facendo di tutto per insomma, dare quelle risposte che il territorio si aspetta.